Vergogna, mamma mia, che schifo. Che schifo, che facciamo proprio schifo. Ma proprio letteralmente schifo. Ma come si fa a casa nostra 3-0 a perdere, mamma mia. Mamma, facciamo proprio vomitare. Ma guardate, non ho poche speranze per la Champions League tenere. Ma parlo proprio sincero, sono proprio sincero a dirvi che un po' di speranza la tenevo, nel senso, ma roba, stai sconfitto. Roppa, stai sconfitto, vi dico la verità, vi parlo proprio col cuore in mano. Non ci siamo manco qualificato per l'Europa League. Ma spero che non ci qualifichiamo nemmeno per l'Europa League, perché De Laurentiis si addambarà. Si addambarà, ho tanta rabbia, mucca, chiamo questo, ho tanta rabbia. Ma come cazzo si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma per favore, ma è inaccettabile. Prendiamo gol proprio a palate. Allora, siamo la difesa più scarsa, no, del campionato italiano e l'universo. Ma come lì mia partenza con Juan Jesus, Rachmani. Allora, io non ho mai visto, no? C'è mai il primo gol. Rachmani leggermente lo tocca qua, che è influente, no? Che volevano farlo. Non hai mai visto che tocco là dinanzi, Rachmani vola di rete. Tenne proprio una forza di gravità, secondo me, differenza che nella lotta a così agi che mai, a chi là, tu, Gesù. Ma proprio siamo nel ridicolo, non vi dico meret, po', non vi dico meret. Mamma, ma il ritardo sul secondo gol, là, un tiro lento. Là sta in ritardo proprio a partire. Coppo il primo gol pure là. Lascia sta Juan Jesus, Rachmani, che giustamente spinge un po', diciamo, un colpo di spalle si tocca, però va a marci indietro, non c'è, capito? Ma poi mi ha detto, che fai l'opernaccio da porta? Allora, io voglio pensare che il rinnovo di Meret è stato solo per non farlo andare a parametri zero, solo per mezzo di questo. Ma giusto per raccimolare qualcosa. Ma chi lo sa, Meret è un buon giocatore, un buon portiere, ma serie B, ma proprio serie B, metà classifica serie B per me. Meret un po' di Juan Jesus e Rachmani, no, non ci siamo proprio. Facciamo schifo, facciamo schifo, speri. Allora, io lo amo tanto il Napoli, ma proprio tanto, io ci piango per il Napoli. Ma stavolta spero che non ci abbiamo qualificato nemmeno per l'Europa League. Purtroppo ci qualificammo per l'Europa League, ci qualificammo con competizione, quindi ma manca questo, perché peggio si è merito De Laurentiis, peggio ha rotto un giocattolo perfetto, avevo rotto, che figura di merda, che figura di merda. Ma sempre Forza Napoli, sempre solo la maglia per curiosità. Calcisticamente parlando è munnezza sicchiuto, ma personalmente parlando, per sti farabutto che portano sta maglia senza manca rasura, ma la maggior parte di loro, poi Zelischi, ma come facci tu a Fofchi? Lasciamo stare che comunque ha fatto il suo quando è entrato, perché, ma come facci tu a Fofchi? Che lo fate giocare a fare? Tanto per... Perché devo chiesto? Perché? Che non è più un giocatore di Napoli. Perché deve giocare? Sì, ma una società proprio ridicola, una società in merda, una società con il presidente, mentre sta facendo una conferenza stampa, un giocatore, Politano, suo figlio, vieni dentro, ma che mi ha fatto qua? Sì, ma una barzelletta, ma sì, ma proprio una barzelletta, sì. Ma voglio. Un bacio a Forza Napoli, da Firenze, è tutto Forza Napoli, sempre.